Ho 47 anni e per tutta la mia vita sono riuscita a mantenere i capelli lunghi, una mia volontà. E anche nei momenti difficili dove magari c'è un bisogno di cambiamento, di solito le donne tagliano i capelli, io in quei determinati momenti della mia vita ho cercato anzi di tenerli ancora più lunghi, di farli crescere. Forse è stato questo che mi ha spinto a fare questo progetto e a percorrere questa strada che sicuramente è una strada di conoscenza mia personale, ma anche collettiva per quanto riguarda il discorso dei capelli lunghi. Spero che queste ragazze possano danzare sempre libere, coi capelli sciolti nell'aria, come hanno fatto durante i nostri set, e auguro a tutte le donne di poterlo fare. Mi chiamo Enia Pedrielli e ho 16 anni e ballo da 11. Sono Laura Evangelisti, ho 15 anni, faccio danza da quando avevo 4 anni. Mi chiamo Sofia Aldrovandi, io ho 16 anni. Ho iniziato a danza 12 anni fa insieme a mia sorella Arianna. Mi chiamo Arianna Aldrovandi, ho 14 anni e mezzo e da 12 anni pratico la danza. Io mi chiamo Gaia Giovagnoni, ho 15 anni e ballo da 3 anni. Mi chiamo Elena Morselli, ho 15 anni e faccio danza classica da quando avevo 3 anni e mezzo. Mi chiamo Diletta Baratti, ho 14 anni e faccio danza da 10 anni. Sono Teresa Fiorini, ho 13 anni e ballo da 11 anni. Sono Chiara Bignardi, ho 16 anni e questo progetto mi è piaciuto perché contrapponeva la danza e la libertà di movimento con anche la natura. È stato emozionante e mi sentivo leggera. Tonight, like my old dress, black is my mind when I'm smashed. Black is my voice when I shout out loud. I try to lead to my right. Is the king of the colors I'm wearing. Black is the dye that falls on everywhere. Black is my angel coming from so far. Black is my heart. Quando ballo coi capelli sciolti, sento di essere da sola in una stanza piena di specchi e mi sento protetta dai miei capelli, anche molto sicura. Mi sento molto femminile quando ballo con i capelli sciolti e per me è un modo di esprimere me stessa, soprattutto essendo, ballando in modo diverso dalle altre. Mi chiamo Nadia Berti e sto collaborando a questo progetto curando il saggio antropologico che lo accompagna. Il capello, antropologicamente, rappresenta quasi un paradosso. Da una parte è un rifiuto, uno scarto del corpo. E dall'altra è simbolo di identità, che mi lega e tiene legato a me una persona, e a volte nei riti magici anche la sua anima. Black is the night, like my new dress. Black is my mind when I'm smashed. Black is my voice when I shout out loud. I try to live. Potevamo ballare in questi spiazzi naturali aperti dove c'era molta libertà.
So che in molti paesi le donne non possono nemmeno tenere i capelli sciolti, non possono tenerli come vogliono, quindi dedichiamo e dedico questa danza soprattutto a loro. Il mio ragazzo mi ha detto che secondo lui mi devo tagliare i capelli. Ma perché? Perché è geloso. Io non me le taglierei. Tutte siamo entrate nel mondo per poter danzare.